È stato ispirato dalla fanesitudine più sfrenata. Stefano Ceresani, il maestro pasticcere, nonché patron del Caffè del Pasticcere, che per dare vita alle nuove proposte dolciarie, oltre al suo estro creativo, attinge ispirazione anche dalla sua amata città, Fano. E quindi, oltre al carnevale e alla moretta, questa è stata la volta dei bambini, dispensatori di grandi sorrisi. E allora, perché non creare un dolce che rappresenta Fano, la città dei bambini? Detto fatto, ed è nato il sorriso di Fano. Questa mia creazione, questo mio dolcetto, che è a base di mandorle, che si chiama il sorriso di Fano. Il sorriso di Fano vuol dire tutto e niente, cioè sorrisi, che è bello sorridere di fronte alla gente, è bello anche quando ci sono le preoccupazioni, i pensieri, quando ci sono varie cose che stiamo attraversando nei momenti difficili come questi, sorridere sinceramente è una cosa che fa estremamente piacere. Che la pasticceria sia una forma d'arte ormai è cosa nota, infatti si dice arte pasticcera. Altra cosa è interpretarla, come sembra fare il maestro Ceresani, che attraverso il suo operato è un vero portabandiera della città di Fano nel mondo. Quello che mi preme sottolineare è che Stefano è un pasticcere molto attento al territorio, cioè che ama la città di Fano, e per cui il nuovo prodotto, questo sorriso, è il sorriso che rappresenta la città di bambini, che rappresenta il carnevale, che rappresenta quelle tipicità del nostro territorio a cui Stefano è attento, a cui crede e che fanno la tipicità della nostra città.